Ciao amici del Centro Verde, oggi rispondo a una domanda che sempre più spesso mi fate. Che cos'è il mulching? Solitamente siamo abituati a vedere rasaerba che o scaricano erba posteriormente o la scaricano sul cesto o la scaricano lateralmente. La funzione mulching prevede che nessuna di queste tre funzioni, di queste tre opzioni, diciamo, siano funzionanti, ma bensì una sola, quella della rimacinatura, cioè la mia erba cadrà sul mio manto erboso sbriciolata ai minimi termini. In questo modo io non avrò raccolta nel cesto, non avrò quindi da mettere l'erba nei sacchi aspettando che arrivi la raccolta settimanale, ogni 15 giorni. Quindi va ad eliminarci un problema che è questo. Il secondo problema, per esempio negli scarichi laterali delle macchine rasaerba, è che non vado a trovarmi i grumi d'erba. Quindi ho un'erba sempre bella pulita, sempre bella liscia, senza mai avere residui importanti sul mio prato. Non da escludere anche la funzione biologica che ha il mulching sul mio terreno. Cioè l'erba che io vado a sminuzzare ai minimi termini, questi coriandoli d'erba, vanno a concimare il mio terreno, quindi danno sicuramente una vegetazione più rigogliosa e un prato più verde. Tutte le macchine possono effettuare il mulching. Oggi vi facciamo vedere come lo facciamo noi in Honda. Abbiamo acquistato ad esempio una macchina di questo tipo, un HRD536 con 53 cm di taglio. È una macchina che alla nascita non è dotata di mulching, ma noi in Honda possiamo trasformarla facilmente in una macchina mulching, semplicemente acquistando questo kit, le due lame e il tappo. Andiamo a vedere come. L'occorrente per effettuare questa modifica è una chiave da 17, in questo caso io ho preso un trapano avvitatore, un cutter per aprire le nostre scatole, un trancino per eliminare la sicura sulle lame. Andiamo ad aprire le lame. Ecco la prima lama. Ecco la seconda lama. Quando andiamo a fare qualsiasi tipo di manutenzione sul nostro rasaerba, che prevede la pulizia del piatto, in questo caso il cambio delle lame, ricordiamoci di alzarlo sempre con il filtro dell'aria rivolto verso l'alto. Quindi, in questo caso, questo è il nostro filtro dell'aria. Possiamo tranquillamente girare la macchina in questo senso. Come prima cosa smontiamo la nostra lama. Andiamo adesso a montare il nostro kit mulching. Sovrapponendo le due lame Honda andiamo a creare questo effetto. Quindi la lama più sottile sopra, la lama più larga sotto. Vado a posizionarla sotto il mio piatto. Adesso stringo semplicemente le mie viti. Una volta montate le lame, non mi rimane altro che mettere il tappo nel convogliatore d'aria. Quindi, tolto il cesto, vado semplicemente ad infilare il mio tappo. Ecco come appare il nostro piatto. Quindi, chiuso dal tappo che abbiamo inserito e con una bilama. Bilama che ci permette, la prima, il taglio e il carico dell'erba. La seconda, grazie alla convogliazione d'aria all'interno del piatto e alla chiusura, la ritaglia lasciandola cadere in briciole. Questo è il mulching. Il mulching è una funzione ai giorni d'oggi sempre più richiesta, perché comunque riusciamo a non avere l'ingombro dei sacchi del verde, riusciamo a fertilizzare il nostro prato. Ma soprattutto, quando io trasformo una macchina di questo tipo con un sistema mulching a due lame e comunque posso effettuare la raccolta, la quantità d'erba che sta nel mio cesto sarà superiore, perché l'erba è compattata in una maniera diversa. Questo è il mulching di Honda. Per informazioni cliccate sulla i sul video, iscrivetevi al nostro canale YouTube e visitate la nostra pagina Facebook.